Hai passato ore tra check-in, controlli di sicurezza, ti sei appena accomodato nel tuo minuscolo sedile a bordo. Il cibo servito in volo è immangiabile e tutto quello che riesci a pensare è: perché volare in aereo non è più come prima? Beh, siamo sicuri che in passato fosse meglio di oggi? Beh, per cominciare avevano letti. Oggi puoi reclinare almeno un po' lo schienale, ma in pratica bisogna stare seduti per tutto il tempo, anche quando dormi. Negli anni 40, invece, il Boeing Strato Cursier sfoggiava sedili non soltanto reclinabili, ma che diventavano veri e propri letti. Oggi bisogna pagare una fortuna per volare in classe business per accomodarsi almeno in poltrona. Un punto per i vecchi tempi. Motori assordanti. Prima di cominciare ad usare i motori jet negli anni 50 e 60, gli aerei di linea erano a propulsione. Questo li rendeva estremamente rumorosi e sensibili alle turbolenze, perché volavano più bassi ed erano più suscettibili alle condizioni meteo per questo motivo. Oggi esistono ancora aerei a propulsione, ma non sono mai stati usati come voli passeggeri. Quindi questo punto lo vincono gli aerei moderni. Adesso ti devo dire però che uno dei fatti che racconterò in realtà è falso. Se riuscirai a capire quale, fammelo sapere subito qui sotto nei commenti. Vietato sbirciare le risposte alla fine del video. Viaggi interminabili. E non parliamo di distanze e voli a lungo raggio, parliamo di velocità. È ovvio che gli aerei di una volta erano molto più lenti rispetto a quelli di oggi. Le tecnologie progrediscono col passare degli anni e col tempo abbiamo persino superato la barriera del suono. Oggi infatti esistono aerei supersonici, ma non li si utilizza per il trasporto di passeggeri. Ma ehi, accontentiamoci degli 885 km orari a cui viaggiamo normalmente, che dici? Direi che non è niente male, giusto? Un lusso per pochi. Quando vennero introdotti i voli di linea, si trattava di un privilegio riservato ai più ricchi. Non esistevano le classi come oggi, con vari livelli di comfort. Tutti i passeggeri che viaggiavano in aereo lo facevano in prima classe. Se si volava, mettiamo, da Chicago a Phoenix negli anni 50, i passeggeri pagavano l'equivalente di 1200 dollari di oggi. Abiti eleganti. Prezzi del genere spiegano forse come mai i passeggeri dell'epoca si vestivano come se fossero ad un grand galà. L'atmosfera in aereo era molto simile a un evento mondano all'epoca circa 80 anni fa. Salire a bordo era un'occasione sociale e i viaggiatori volevano tutti fare colpo. L'aereo non era tanto un mezzo di trasporto quanto più uno status symbol. Cosa preferisci tu? Gli abiti eleganti di un tempo o i comodi abiti da viaggio di oggi? Decidi e fammi sapere qui sotto nei commenti. Il pianista di bordo. Una volta pagato un occhio della testa per il biglietto e l'abito da sera, a bordo si poteva ascoltare musica dal vivo suonata al pianoforte. Questo sì che è intrattenimento. Oggi possiamo vedere tutti i film che vogliamo, ma vuoi mettere il pianista a bordo? Un punto per l'eleganza dei vecchi tempi. Menù a quattro portate. Il cibo offerto a bordo di un aereo una volta era simile a quello di un ristorante di lusso. Tutto servito su piatti di finissima porcellana con vere posate e argenteria. E non le robe usa e getta di oggi. Champagne servito in veri calici, non il caffè nel bicchiere di plastica. Si potevano mangiare roast beef, costolette, persino l'aragosta. Meglio di un sandwich surgelato, vero? Un altro punto per i vecchi tempi. Il problema dei bagagli. Volare con soltanto una retina sopra la testa dove posare il bagaglio? Ti ricordo che i voli una volta ballavano molto più di oggi. La ricetta perfetta per un incidente, insomma. Per fortuna oggi abbiamo quelle infrangibili cappelliere per il nostro bagaglio a mano. Esistono dagli anni 70 e sì, bisogna riconoscerlo. Fanno guadagnare agli aerei moderni un altro punto. Quanto spazio prezioso! Sedili che sembravano poltrone, tanto spazio per le gambe e le braccia. Ci pensi, avere spazio! Già soltanto per questo, questa sfida la vincono gli aerei di una volta. Però siamo onesti. Oggi volare in aereo è più abbordabile e semplice, e perciò con sempre più passeggeri a bordo, gli aerei hanno dovuto così adeguarsi. I sedili si sono ristretti e ci tocca stare molto più a contatto col vicino di posto. Ok, mi ha dato una gomitata nelle costole, mi fa piacere conoscerla. Finestrini quadrati. Guardando fuori dai finestrini dell'aereo oggi, forse avrai notato che il tuo oblò non ha gli angoli. Questa forma smussata serve per l'aerodinamica. Inoltre, gli angoli nei finestrini creano punti deboli che potrebbero destabilizzare la pressione in cabina. Gli aerei di una volta, invece, che volavano molto più bassi, non avevano bisogno di questi accorgimenti. I loro finestrini erano più squadrati e forse meno belli. Un punto al design moderno. Tendine.
Se osservi una foto di un aereo dei vecchi tempi, noterai che quei finestrini squadrati sfoggiavano delle vere tendine. Non i coprifinestrino di plastica che abbiamo oggi. Vere tende di tessuto con tanto di battente. Sembravano quasi fatte a mano come quelle della casa di nonna. Ok, non lo erano, ma sembravano. Sentirsi come a casa. In effetti gli aerei di una volta avevano tutto per farci sentire come a casa. Sedili in tessuto ricamato, belle tendine colorate, tappezzerie alle pareti, bouquet floreali. Insomma, il salotto di nonna. Le cabine di oggi sembrano così asettiche e minimaliste al confronto. Sembra quasi di star per volare nello spazio, dove bisogna rinunciare a tutte le piccole comodità. Difficile scegliere chi vinca qui. Facciamo un punto a testa. Bagni per signore. Ti sfido a darti una rinfrescata nella toilette di bordo oggi. Ma pensa a chi vuole rifarsi un po' il trucco in quello spazio angusto e, diciamolo, anche un po' sporco. Negli anni 50, invece, esistevano a bordo veri bagni per le signore, con tanto di tavolino e seggiola per accomodarsi e darsi una rinfrescata. Questo round, insomma, è senza storia. Un equipaggio di cloni. Siamo onesti, nei vecchi tempi gli assistenti di volo sembravano dei cloni. E non per caso. Esistevano severissime regole estetiche da rispettare se si voleva lavorare come hostess, e come si chiamavano all'epoca. Bisogna avere un aspetto molto specifico, perciò meglio oggi dove c'è più libertà. Lettere e cartoline. Il fatto che un tempo volare in aereo fosse un lusso così esclusivo spingeva la gente a descrivere l'esperienza ai loro cari. Era normale quindi scrivere appunti e note durante le interminabili ore di viaggio. E non bisognava nemmeno ricordarsi di comprare foglie e cartoline. Le hostess le fornivano a bordo, a richiesta. Check-in ed imbarco veloce. Quando gli aerei erano un privilegio per pochi, si poteva benissimo arrivare in aeroporto appena 30 minuti prima del decollo e salire a bordo senza intoppi. I biglietti venivano controllati a bordo come sul treno. E come sul treno si poteva addirittura pagare il biglietto direttamente a bordo. Chissà che succedeva se però non avevi il biglietto. Ti buttavano fuori? Beh, comunque, la rapidità di sicuro dà un altro punto ai vecchi tempi. Bagagli consegnati a mano. Prima che inventassero i nastri trasportatori, per recuperare il bagaglio a destinazione bisognava aspettare che dei facchini lo portassero a mano lì. E naturalmente ci volevano ore ed ore, quindi i tempi moderni guadagnano un punto ben meritato. Ok, adesso vediamo quale di questi fatti era falso. Era... rullo di tamburi? Il numero 3, quello sulla velocità. Gli aerei di oggi, infatti, viaggiano a circa 50 km orari più lentamente che in passato. Una piccola differenza, ma importante. E il motivo è molto semplice. Mantenere un aereo supersonico è incredibilmente costoso. Per viaggiare alla velocità del suono serve tantissimo carburante. Inoltre, gli aerei sono più delicati e i costi di manutenzione sono insostenibili. Ecco perché il mitico Concorde è stato mandato in pensione. Ah già, ma tra vecchi tempi e tempi moderni chi ha vinto? Beh, guarda tu stesso, calcola il punteggio e scrivilo nei commenti. Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti un like al video e condividilo con i tuoi amici. Ecco qui già pronti per te altri video che ti piaceranno. Clicca su quello a sinistra o a destra e resta qui con noi su Il Lato Positivo.